Benvenuti e benvenuti pinguini in questo vlog. Come avete già sicuramente letto dal titolo, oggi andrò a leggere dei commenti. Questo lo faccio per festeggiare il fatto che questo è il penultimo video prima della pausa estiva, come già vi ho accennato in altri video. E quindi andiamo a leggere i vostri commenti e ne ho selezionati alcuni belli, alcuni senza senso. E poi c'è anche un pippone lunghissimo che mentre leggerò vi commenterò. E quindi iniziamo col botto. Sotto al video in cui parlo della storia di Amiga OS ho trovato alcuni commenti degni di nota, diciamo così. E quindi iniziamo col primo. Il Kickstarter era più di un BIOS, ma te non eri ancora nato. Sicuramente questo Ivan C1057 lavorerà per l'ufficio anagrafe del comune di Catania per sapere con questa certezza che io non ero ancora nato. E poi che vuol dire, cioè che senso ha dire che non ero ancora nato? Se la storia la devono raccontare quelli che hanno vissuto un determinato periodo storico, allora fermate Alessandro Barbero. Ma se questo non fosse abbastanza, abbiamo quest'altro campione. Fammi anche uno speciale su sistemi operativi come MorphOS, AROS e derivati. Anzi, spingilo proprio AROS, che è il piano C, D, E, eccetera. E sarà anche quello rimanente alla fine. Bene, e allora tu fammi un caffè macchiato con latte di soia in vetro con un cucchiaino di zucchero di canna. E poi ci penso. Ma pensate che sia finita qua? Qui c'è un commento spettacolare, tra l'altro ho visto che c'è pure una risposta, quindi leggiamoci questo piccolo thread. Non ha mai fatto paura a nessuno. In realtà io ho letto questa cosa che vedo a schermo, quindi mi sa che ti sbagli. Comunque proseguiamo. Se non a quelle saltate della Commodore, che poi sono quasi tutti diventati in seguito tifosi Apple o PlayStation, loro devono attaccarsi a un marchio, a un brand a tutti i costi, perché non sanno ragionare con la loro testa. Il 99% usava quei computer solo per giocare e non comprava neanche i giochi originali. C'era una pirateria mostruosa a quei tempi, con la complicità dei negozianti che vendevano direttamente i giochi duplicati. Quel sistema ha avuto successo solo perché, grazie alla pirateria, quando è arrivata la PlayStation, i tifosi Commodore sono stati i primi a comprare il masterizzatore e a duplicare. Tutti avevano la console con la modifica, l'unico che non ha mai avuto un cesso di scatola di plastica ero io, ho sempre giocato su un computer Windows. Congratulazioni. Claudio9526 risponde: un esempio di hater come non ne vedevo da decenni, mai visto così tanto odio, immagino ci sia qualcosa che ci hai tenuto nascosto. Anche secondo me. Ma Dangiro1783 risponde: tra 20 anni sarete ancora lì ad esaltare quel cesto di scatola di plastica dicendo che vivevate nel futuro, non rendendovi conto che siete stati voi a uccidere Commodore. Vabbè, sicuramente intendeva Commodore. E Amiga, nessuno di voi comprava realmente i giochi e i soldi non arrivavano ai publisher o agli sviluppatori. Vabbè, cambiamo video. E sotto al video di Breaking News in cui parlo di Li-Fi, Street Guy mi scrive: al minuto 3:06, 100 megabit al secondo, cioè circa la metà, forse 100 gigabit al secondo. Hai ragione, ho sbagliato. Tanto ti avevo pure commentato che sì, anziché dire gigabit al secondo ho detto megabit al secondo. Grazie per avermi fatto notare. Ma questa non è la prima volta che sbaglio e che un utente in maniera costruttiva me lo fa notare. Infatti sotto al video in cui parlo della storia di Windows ci abbiamo Roberto Incani che mi dice: piccolo lapsus nel video, credo ti riferisci allo hot swap e non al plug and play. Se vuoi saperne di più, hai fatto un video, USB, la storia della nascita delle porte universali, FK Storia. Non so se mi devo sentire lusingato dal fatto che un utente abbia citato un altro mio video, oppure un coglione perché ho sbagliato. Capita. Sotto al video in cui parlo della storia di Windows Me, troviamo: sono un po' vecchietto, mi l'ho installato a pie pari. Pie pari. Già lavoravo, utilizzavo il 2000, quando qualcuno mi chiedeva di formattare il PC, gli rimettevo regolarmente la mia copia pirata di Windows 98 seconda edizione. Quanto schifo comunque anche Windows Vista, se è dato da fare. Non ai livelli di Me, ma ci siamo. Io di questo utente ho oscurato il nome, qualora ci voglia ripensare a cancellare questo commento, perché visto che ha denunciato di aver fatto un reato. Comunque, quella di utilizzare la copia pirata di Windows 98, vabbè. Proseguiamo. Questa è spettacolare.
Sotto al video in cui parlo di Java in un'ora, trovo: ottimo video, ma non è adatto ai principianti. E io rispondo: sulla base di cosa? Degli argomenti trattati dell'esercizio svolto, pur avendo conoscenze di base, ho avuto difficoltà nell'eseguire perché appunto sono stati trattati argomenti complessi, quindi presumo che non sia adatta a una persona che si avvicina per la prima volta al mondo della programmazione. La mia risposta è stata: potrei rispondere a tono, ma mi limiterò a dire che parleremo tutti di più sul tuo canale che, come vedo, ha un'icona con una tag cloud dove la parola coding spicca. Per chi non sapesse cos'è una tag cloud o una word cloud, è questa roba qua che vede qua a schermo. Praticamente, come avete notato, lui ha cambiato la sua immagine di profilo, ma prima c'era una tag cloud di come quello che vi ho fatto vedere, in cui la parola che spiccava di più era coding. E quindi il senso della mia risposta era quello: guarda, io ti potrei rispondere, però magari impareremo di più nel tuo canale, visto che tu hai tutto sto coding e sembra che te ne intenda più di me. Ma la risposta che gli avrei voluto dare è che il video in cui parlo di Java in un'ora non andava visto in solitaria. C'era in cui parlo di C e C++ in un'ora, perché ha visto quella serie di video, sa che io spiegavo i vari concetti in un video diverso. Quindi se uno deve partire proprio dalle basi, deve guardarsi il video di C, a prescindere che voglia imparare C o no. E quindi, visto che lui ha cambiato la sua immagine di profilo e ha tolto quella tag cloud, mi sa che non possiamo più imparare da lui. Mi dispiace. Il prossimo commento credo che sia stato sempre lasciato sotto al video in cui parlo della storia di AmigaOS. RP Inside scrive: bellissimo video, che ne dici di parlare un po' della storia dei sistemi operativi dei fratellini minori PET, VIC-20, C64 e antecedenti ad Amiga, like as usual? E tutto sta nel capire quanta informazione online c'è da poter reperire, perché se sono 4 righe e non c'è materiale per farci uscire un video, difficilmente potrei farlo. Però comunque girerò online e andrò a vedere cosa trovo. Ci penserò su. Adesso tenetevi forte, perché c'è il pippone dei pipponi. È lunghissimo, non sto scherzando, sono più di 8000 caratteri e più di 1400 parole. È lunghissimo e man mano che lo leggo lo commenterò. Io uso Adblock da quando le pubblicità sono diventate davvero troppo invasive e fastidiose, perché se su 10 minuti di video 2 minuti se ne passano in pubblicità, a me fa incazzare. Poi io YouTube Premium non me lo prenderei mai, non aggiunge nulla di concreto per i 12 euro al mese, che non affatto pochi. Penso che voleva dire non sono affatto pochi. Non sono io che ho letto male. Perché rimozione della pubblicità, puntini puntini, non cambia un accidenti, perché ci sta Adblock e non solo che fanno questo a costo zero. Poter scaricare i video, chi se ne frega, perché copiando il link li scarichi da un sito terzo e la riproduzione in background pure non mi interessa, perché quando guardo video su YouTube nel 90% dei casi sto al PC con due schermi. Ci teneva a farci sapere che c'è due schermi. Dunque, dal mio punto di vista, questo è uno di quegli utenti che crede che quando ci sono delle cose messe a disposizione di tutti al pubblico siano convinte che siano di loro proprietà, ma in realtà non è così. Se YouTube è una piazza che è aperta a tutti, non vuol dire che tu ne possa disporre come ti pare e piace. Lui, per scrivere questo commento, evidentemente i suoi 2 minuti che lui dice di trascorrere mentre guarda la pubblicità, che poi non sono 2 minuti, sono un paio di secondi, però facciamogli passare quei 2 minuti, sicuramente i suoi 2 minuti valgono di più delle ore che persone come me, io in questo caso parlo per me, che io spendo delle ore per fare dei video. Quindi i suoi 2 minuti valgono di più delle ore che io spendo per fare i video. Adesso lo dice lui. Quindi, per il mio parere, per il mio utilizzo, comprare YouTube Premium è al pari di buttare i soldi alle fiamme. Non esattamente, perché se tu non vuoi vedere le pubblicità, YouTube Premium ti consente di supportare noi creator, perché io vedo dal mio pannello qua delle monetizzazioni le entrate che vengono dalle pubblicità o le entrate che vengono da YouTube Premium. Però se tu pensi che supportare chi ti intrattiene a gratis nei tuoi due simpaticissimi monitor sia sbagliato, continua a violare le norme della community. Perciò io sono talmente contrario a questa propaganda di Google di far accettare la pubblicità alle persone e di essere bombardati da essa, perché
di beneficio al sistema. Non solo, è una cosa che mi fa veramente arrabbiare e rimpiangere i tempi passati in cui le persone non erano così rincoglionite come adesso, forse per colpa della troppa pubblicità a cui siamo sottoposti. Per me è semplice, o guardi i video con la pubblicità o li guardi mediante il premium, cioè nessuno ti dà diritto di andare là a rubare, perché comunque si parla di rubare. E ripeto, i tuoi 2 minuti, che poi non sono 2 minuti, di tempo, non valgono più del mio. Prova a rispondere nel merito di ogni punto. Google afferma che YouTube e creator guadagnano sulle pubblicità, ma vorrei ricordare che le pubblicità su YouTube in passato non erano presenti, o se c'erano, non erano invasive. Nel tempo YouTube ha continuato ad aggiungere pubblicità in quantità sempre maggiore, fino ad arrivare ad ora, dove si è letteralmente bombardata e spesso passa la voglia di guardare il video, di cui non sai nemmeno se è quello che vuoi vedere. Mi domando come facesse YouTube a esistere in passato senza pubblicità e adesso no. Forse è aumentata la sua avidità, sono sicuro che i costi sono un infinitesimo rispetto a quello che guadagnano con la pubblicità. Abbiamo qua un economista, però questo economista non ha concezione di quello che è il penetration pricing. Il penetration pricing è una classica strategia di mercato in cui le aziende, per far sì che voi possiate acquistare un prodotto nuovo che non esiste sul mercato e fare la loro user base, lo vendono a un prezzo svantaggioso per loro, perché così quando hanno una piccola comunità intorno a quel prodotto che loro hanno lanciato, alzano il prezzo riprendendosi anche i costi di quando l'avevano venduto a un prezzo svantaggioso. E questa cosa la si può fare benissimo anche per i servizi, cioè io ti passo YouTube in cui io non ci guadagno quasi niente, però poi quando diventa importante per tutti voi vi ho creato una necessità a un prezzo per me svantaggioso e poi io alzo il tiro per riprendermi di quello che ho speso in passato. Ora non dico che Google abbia attuato questa strategia, però non mi sembra una cosa dell'altro mondo, visto che lo fanno tutti. E poi comunque un'azienda esiste per fare profitti, cioè chiamala avidità, chiamala come ti pare, ma un'azienda deve guadagnarci. Ora, se tu ritieni che i costi di mantenere i server, solamente i server, per contenere tutti i file dei video che vengono mandati ogni giorno su YouTube, costa poco, fatti la tua piattaforma YouTube con Black Jack a squillo di lusso. Tanto se costa poco te la puoi fare. YouTube smetterebbe di esistere se tutti usassero gli adblock? Quando invece è nato con livelli di pubblicità irrisori, gli stessi creator facevano video per hobby. Questa piattaforma non è nata con questo livello di pubblicità. E quindi non vedo il punto, le cose sono cambiate. Google afferma che all'utente adblock non gli interessa niente di nessuno, ma comunque contribuisce a fare numeri, mi piace, commenti, condivisioni, visualizzazioni e iscrizioni, che al creator fanno fare soldi. Come? Ah, ce lo spiega. E credo anche a YouTube, perché se la gente usa molto la sua piattaforma, da qualche parte ci guadagna. Certo, dalla pubblicità che tu stai bloccando. Dato come ben saprai, ci sono un sacco di modi per fare entrare, ad esempio fanno pubblicità nei loro video con gli sponsor e affiliazioni. Sì, ma quello ci guadagna il creator, non YouTube. Quindi che l'utente adblock non interessa a nessuno non credo sia totalmente corretta. E quindi questo ragionamento ti permette di restare a posto con la coscienza. Proseguiamo. YouTube odia il mantra, ci stanno propinando troppa pubblicità, allora io mi sento autorizzato a utilizzare adblock. Allora io mi domando quale sia per YouTube il limite tale ad autorizzare adblock per la troppa pubblicità. Estremizziamo la cosa e ipotizziamo mettesse una pubblicità ogni 10 secondi di video. Non ti sentiresti autorizzato a utilizzare uno strumento che blocchi questa follia? Ma come hai detto tu stesso, stai estremizzando per portare acqua al tuo mulino con una casistica che non esiste, perché non ci sono pubblicità ogni 10 secondi di video. Se anche in questo caso la risposta è no, allora forse il problema è più grave di quello che io pensi. YouTube afferma che sia più corretto smettere di usare quel sito o smettere di usare quella piattaforma, e su questo sono d'accordo, ed è proprio una delle opzioni in caso gli adblock non possano essere più utilizzati. Ma la seconda domanda che ti faccio è: credi che questo non porti alla morte della piattaforma più degli utenti che usano gli adblock? Perché se mi devo subire 5 minuti di pubblicità, prima erano 2, ora sono diventati 5, per guardarmi un video da 3 minuti, mi sa che ci penso meglio e i miei 8 minuti li spendo meglio. Accomodati. È l'utenza che fa YouTube, non i creator. Ah, beh, diciamo che entrambe le parti della medaglia credo che facciano la piattaforma. Comunque, non i creator e non le aziende. Infatti, YouTube è nato così. Se YouTube non importa dell'utenza, bene, allora smetterà di usarla e si passerà ad altre piattaforme come Rumble, che non ha aderito alla campagna di censura di YouTube, ma questo è un altro tema.
Ancora una volta, accomodati. Alcuni affermano che usare Adblock è un sistema che deruba, ma ho già spiegato come in realtà comunque anche dell'utente Adblocker in parte i creator e YouTube ci guadagnano. È un ragionamento molto simile a quando le organizzazioni criminali ti chiedono il pizzo. Tu lo paghi perché pensi che loro ti stiano proteggendo, ma in realtà non è così. Ah sì, sto estremizzando pure io, tutti siamo bravi a farlo. Proseguiamo. E poi potremmo ribattere la logica dell'affermazione: la pubblicità non derubano tempo alle persone, perché in realtà noi utenti stiamo già pagando con il nostro tempo. Allora, facciamo questa scommessa. Se io ti dicessi che da questo momento in poi tolgo tutte le pubblicità dei miei video, proprio le tolgo tutte, da qualunque video, e metto un link per poi fare delle donazioni, tu quando doneresti? Scrivilo poi nei commenti. Che è una delle monete di scambio di più alto valore, e questa è una cosa di cui in passato si era consapevoli, ma che nella società odierna si è persa. E no, sei tu che non sei consapevole, perché stai dicendo che il tuo tempo, quei pochi secondi per guardare gli spot pubblicitari che servono a supportare no creator, vale di più delle ore, proprio ma tante ore, che io spendo per fare un video. Sei tu che non hai consapevolezza, sei tu che dici che il tuo tempo vale di più di quello nostro, che non è giusto. Perché anch'io guardo YouTube e io non ho premium, e quando guardo un video di un creator che io seguo, sono qualche secondo. Io solo guardando il video senza pubblicità sto pagando con il mio tempo per il creator che ha creato qualcosa. Cioè non è che se tu paghi con 5 minuti del tuo tempo al creator, a me, io cambio nella mia vita 5 minuti in più. Non funziona così. E dedicando il mio tempo riconosco che abbia valore. Questo era il funzionamento di YouTube agli albori. Poi, tutti i creator vanno pagati? Ma la mia domanda è: perché vanno pagati? Te l'ho spiegato poco fa, perché io impiego ore di fronte a questo computer per confezionare un video, però proseguiamo. Perché una cosa è nata per hobby, ora deve essere remunerata? Ma dipende, a me farebbe piacere rientrare dei costi del canale, perché io per mettere in piedi questo canale ho avuto dei costi, la telecamera, tutta l'attrezzatura, Adobe Premiere, a me devo rientrare dei costi per coprire queste e le spese del mio tempo, visto che tu dici che il tempo è una cosa che ha valore, quindi è importante, visto che è un valore che si è perso, mi farebbe piacere. Inizialmente i creator lo facevano per passione e poi i più bravi sono riusciti a guadagnarci anche tanto. Tanto da svilupparci un mestiere superfluo e spesso immorale a confronto delle cifre guadagnate. Immorale, cioè io lavoro a tempo pieno e anziché andarmene a giocare a bowling nel mio tempo libero preferisco fare video, quindi beh, io non capisco ancora non capisco il tuo ragionamento. Dato che i creator non sono necessari e che YouTube è qualcosa che andrebbe iniziato per hobby, non per lavoro, va di sé che solo chi se lo merita inizia a guadagnare, non il contrario. È vero che i creator e YouTube non sono necessari, però questo non ti autorizza a derubarli, perché se tu guardi video senza le pubblicità o senza premium, stai rubando, e l'hai detto pure tu, l'hai detto. Proseguiamo. Non cediamo alla follia che chiunque carica un video del cavolo deve essere pagato, perché vorrei ricordare che i creator sono interessanti ma non necessari o vitali. Se un creator non ci guadagna significa che non è bravo o non se lo merita, e se un creator non ci guadagna abbastanza farà meno video e smetterà di farli, come era il funzionamento di YouTube un tempo. Ma non è vero, io ci guadagno quasi vicino allo zero eppure sono qua. Perché? Lo lascio dire a te, che sei bravissimo. Tra l'altro, chi ha fatto successo guadagna cifre astronomiche. E a te che te ne frega, che sei della finanza. Tanto, non le stai manco pagando perché usi Adblock. E anche i creator nella media mi sembra abbiano uno stipendio di molto superiore a un lavoratore medio in Italia. Anche uno stipendio che è superiore alla media di quello di un lavoratore italiano e anche di un lavoratore britannico. E non capisco qual è il tuo problema, perché io quello me lo sono guadagnato con anni di sacrifici. E anche i creator che stanno qua da 10 anni se lo sono guadagnato con anni di sacrifici. Perché io, se anche è da poco che faccio i video, comunque uso YouTube da tempo e so quanto tempo c'è nel confezionare un video. Cioè, lo so. Quindi siamo sempre là. Tu sei convinto che il tuo tempo valga più di quello degli altri. Quindi, a mio parere, guadagnano anche tanto rispetto a ciò che fanno, che spesso è qualcosa di inutile. Come parlare di cavolate, fare il buffone, sfruttare la sessualità, bestemmiare, fare informazione spiccia.
non li seguire, e se tu li segui con Adblock, infonde perché ti piace. Poi ci sono anche creator di qualità che, se sono bravi, guadagneranno. Far passare il messaggio che se sei un creator deve essere pagato mi sembra follia. Ripeto, c'è un sacco di trash che non si meriterebbe un centesimo, e c'è anche chi, per meritarselo, ci guadagna anche troppo. E c'è anche chi, pur meritandoselo, ci guadagna anche troppo. Non credo ci sia un problema di stipendio per i creator, il creator deve rimanere un hobby. Lo stesso ragionamento lo si può fare per i giocatori di calcio. Perché non lo fai per i giocatori di calcio? Il gioco del calcio è iniziato appunto come un gioco. Ora i giocatori ci guadagnano milioni e milioni, che è uno stipendio chiaramente superiore alla media di un lavoratore italiano, però per i giocatori di calcio va benissimo. Per i creator mi devo sopportare un pippone inutile di quello che fai tu. Vabbè, proseguiamo. Che diventa una professione solo se si hanno le qualità per tale successo, dato che non vorrei dare un centesimo alla miriade di creator demenziale che purtroppo hanno comunque successo al giorno d'oggi. Di nuovo, basta non guardarli. Poi YouTube senza gli utenti Adblock metterebbe meno pubblicità, perché ci sarebbe più gente a guardare più pubblicità? Io dubito fortemente. Ora è arrivato l'esperto di marketing. Dato che in passato YouTube ha aggiunto sempre più pubblicità prima che gli Adblock fossero diffusi, la loro diffusione è proprio alla crescita delle pubblicità. Gli Adblock nascono da una politica di menefreghismo dell'utenza, volta solo al profitto. Io vorrei fare un'altra domanda a questo utente, in cui vorrei dire: ma se tu avessi un'azienda, non vorresti capitalizzare con la tua azienda? Cioè, tu faresti la prima azienda al mondo che non fa profitti e, non lo so, resta in piedi così, senza profitti. Dimmi come si fa ad avere un'azienda sempre in passivo, che comunque continua ad operare, che la faccio pure io a sto punto. Il male sono le politiche di YouTube, non gli Adblock. Anzi, senza gli Adblock molti smetterebbero di usare la piattaforma. Stai generalizzando, tu smetteresti di utilizzare la piattaforma. Sai, ti dico che esistono persone che utilizzano come unica forma di intrattenimento solamente le piattaforme di streaming, tipo YouTube, Disney Plus, Amazon Video. E una di queste persone ce l'hai proprio davanti a te. Cioè, io non guardo televisione, io guardo solo Netflix, Disney Plus e molto spesso YouTube. Quindi, per continuare a guardare YouTube, mi devo sorbire quelli 4, 5, 6 secondi di pubblicità, che ben vengano, perché io usufruisco di un servizio che mi intrattiene, supporto chi voglio supportare, non devo necessariamente guardare quello che tu dici, i creator demenziali, e vado avanti con la mia vita. Perché mi devo sorbire una pubblicità di minuti per un video di cui non so nemmeno se mi interessa vedere? Semplice, perché se tu segui un creator da tempo, sai che ogni video che fa ti intrattiene, sai che quel video ti piacerà e sai che ti interessa. Per esempio, io guardo una sbraccata di video di True Crime di due creator molto famosi in Italia, e qualunque loro video fanno, io me lo guardo perché lo so che mi piacerà, perché sapendo il loro stile, sapendo quello che fanno, me lo guardo. Piuttosto utilizzo altri modi per trovare informazioni o passare il tempo. Bene, fai pure. Io credo che questo sia un ottimo modo per avviare il decadimento della piattaforma, che già con la sua politica di censura porta a prendere in considerazione altre alternative come Rumble. Beh, la politica di censura, come la chiami tu, deve esistere per non ritrovarti persone che fanno teorie del complotto sconclusionate proprio esaltate, come già in passato se ne sono visti. Infatti YouTube è in questo, diciamo, business da decenni e ne ha viste di cotte di crude, e ha stilato una lista di regole per garantire che questo posto sia un piacere per tutti. E inoltre, forse tu non sai che le regole, o queste cose della censura come le chiami tu, vengono aggiornate mensilmente. Oltretutto, piuttosto ipocrita come Twitch, che banna il creator per mostrare il ginocchio ma consente alle prostitute digitali 6 minuti di fare intere stream. Questa mi è nuova, però proseguiamo. Dato che non mi risulta che l'azienda se la passi male, nemmeno i creator, i cui guadagni spesso li trovo anche immorali rispetto a ciò che fanno. È arrivato qua il tizio della psicopolizia di George Orwell del libro 1984, che sa cos'è la moralità. Vabbè. Inoltre, riguardo alle inezie delle tasse che i colossi tech pagano al paese, direi che rubano molto più questi sistemi ad utente Adblock, e ancora di più ad un utente normale, che è l'utente Adblock nei loro confronti. Ripeto, lavori per la finanza o l'agenzia delle entrate, per dire una cosa del genere?
Vorrei consigliare di fare uno sforzo di memoria e cercare di ricordare come era in passato YouTube, ma anche lo stesso internet, nati con lo scopo di garantire la libertà di espressione, cooperazione, informazione e connessione tra le persone per aiutare la società a prosperare. Io approfitto di questo paragrafo per collegarmi a una cosa che ho detto all'inizio. Il fatto che YouTube sia a disposizione di tutti non ti autorizza a disporre di come ti pare. YouTube è gestito da un'azienda privata e l'azienda privata impone quelle regole. E tu, se vuoi entrare in casa di qualcuno, a prescindere che la porta sia aperta o devi bussare, devi seguire delle regole. Ora io vorrei vedere se io venissi a casa tua e iniziassi a comportare in modo che tu non gradisci. Tanto così tu ragioni, perché tu vai a casa degli altri, a usufruire dei servizi degli altri e ti comporti come ti pare. Ti comporti come quello che entra al bar e non vuole pagare per il caffè. E lo fai perché secondo te il barista guadagna talmente tanto che e tu ti senti in diritto di non pagare per quel caffè. Mi sembra però che questo progetto stia naufragando a picco a vantaggio dei profitti e della sofferenza. Nessun impero è immortale, infatti l'impero romano alla fine ha avuto una fine, come finalmente ci ha avuto una fine questo tuo commento. Vabbè, io spero che l'occhio del Grande Fratello riesca a guardare questo tuo commento e riesca a bloccarti, perché stai facendo una cosa che viola le regole della comunità. Benissimo Pinguino, io ne approfitto per dirvi che venerdì ci sarà un video di FK Storia unico. Parlerò di una storia che su YouTube Italia non si è mai vista. E quindi, questo, come vi dicevo, è il penultimo video prima delle vacanze estive. Spero che vi siate divertendo sotto l'ombrellone e prima di lasciarvi io vi ringrazio come al solito per la vostra attenzione e vi rimando agli altri video che posto su questo canale. E quindi ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!